Sei la Ritugo. Non mi lasciare. Buon viaggio, pupino. Raga, ho appena lasciato Ele e non vi nego che ogni volta diventa per qualche motivo più difficile, che non ha molto senso. Mi aspetto che alla fine più tempo stiamo insieme più diventa facile, invece no, una palla. Poi soprattutto adesso, perché partiamo per un bel po' di tempo e vedrete nel prossimo video, non vedo l'ora. E però è sempre, lascia un pochino l'amaro in bocca, alla fine è sempre troppo poco tempo, e chi fa long distance e chi ha mai fatto una relazione a lunga distanza, penso che capite cosa sto provando e cosa sto dicendo. Vabbè. Siamo appena entrati nello studio, regà, e oggi è una giornata dove dobbiamo sistemare un sacco di cose, perché siamo in partenza insieme al Sammy fra 2 giorni, se tutto va bene. Quindi dobbiamo letteralmente chiudere le cose qua, mandare i pacchi che dobbiamo mandare. Abbiamo in programma anche un lancio di Kaizen probabilmente a fine febbraio, quindi dato che staremo fuori per un bel po' di tempo dobbiamo letteralmente preparare tutto. Poi fra un attimo andremo in palestra, quindi mi devo fare un pasto pre-workout. Ele mi ha detto che è già arrivata in Italia, quindi il volo è andato bene, è andato liscio. Ho rimosso il pasto post workout, mi sono fatto 2 di questi pane, diciamo una sorta di pan bauletto, questo qua American sandwich, con 2 cucchiaini di questa fior di frutta di rigoni di Asiago che c'è in Italia, è veramente buonissima. E in più accanto ho mezza mela verde tagliata, e in più per un po' di proteine oggi mi faccio questa barretta proteica extra chocolate, double chocolate cashew, quindi con gli anacardi, e questa è assolutamente una delle mie preferite da Foodspring. Buonissima. Allora raga, penso che non ho fatto un voiceover da veramente un sacco di video, e per gli OG che mi seguono da tempo lo sanno, ogni tanto mi piace parlarvi direttamente, e in questo video raga era uno di quei video dove veramente non mi andava tanto di parlare alla telecamera. Con Ele stiamo insieme da oltre 3 anni e abbiamo iniziato la nostra relazione a lunga distanza, e per quanto ovviamente ci siamo abituati comunque a vederci ogni tanto e proviamo a vederci ogni 2-3 settimane, è sempre brutto poi quando ci separiamo, no? Soprattutto se sappiamo che non ci vedremo per un bel po' di tempo, e per ora è così perché abbiamo fatto le nostre scelte e le deve dare 2 esami di ingegneria a febbraio, e io invece voglio alzare il livello della qualità di questo cavolo di canale e portare dei contenuti che non ci sono ancora mai stati portati su YouTube Italia. Quindi è quello che faremo, e quindi devo fare un viaggio, sarà un viaggio fichissimo, vedrete già nel prossimo episodio, vi dico, non perdetevi il prossimo episodio, veramente ve lo prometto che sarà una bomba e che andremo in una meta fighissima, e non vedo l'ora di portarvi con noi. E quindi in questo allenamento veramente sono andato, ho accompagnato Ele in aeroporto, poi sono tornato allo studio un pochino scazzato con Sam, era probabilmente gran parte colpa mia, poi sono successe altre piccole cose, ma semplicemente rimasto male, raga, e ovviamente è normale, e quindi ho deciso di venire in palestra e veramente di focalizzarmi su di me, di spingere, di dare il massimo. Per me questa è la palestra, veramente in pochi conoscono la vera storia, ma letteralmente io ho iniziato ad andare in palestra dopo che mi sono lasciato con la mia prima vera ragazza, diciamo una relazione, la mia prima vera relazione lunga, ed è da lì che ho iniziato a lavorare su me stesso, e la palestra era letteralmente il mio momento che mi prendevo per me stesso, il mio tempio, lo dico spesso, dove andavo per migliorare me stesso, ed è lì che è iniziato tutto, è iniziata la mia passione. Quindi anche oggi mi serviva veramente tempo per me stesso, no? Un momento dove devo stare da solo con i miei pensieri e pensare e focalizzare l'attenzione a dare il massimo in palestra per avere un bel pump, per migliorare la mia performance, per avere qualcosa di tangibile e di oggettivo per migliorare, no?
che alla fine è la base della palestra. Vogliamo sempre ricercare quel sovraccarico progressivo che sì, ci aiuta e vediamo i risultati fisicamente, ma i risultati ancora più forti sono i risultati sono mentali, la disciplina e la costanza che costruisce e che possiamo applicare poi in tutte le altre aree della nostra vita. E sono veramente felice perché mi serviva del tempo da solo, mi serviva del tempo da solo con i miei pensieri, senza Sammy, infatti qua le riprese come vedete le ho messe giù e semplicemente stavo pensando, sai cosa, vloggo, parlo alla telecamera, ma proprio, regà, non, come dire, spero che mi capiate, non c'avevo proprio energia da dare oggi, cioè volevo stare per i conti miei, portarvi con me, perché quello mi piace un sacco, ma semplicemente focalizzarmi su di me, non parlare. Ci sono momenti in cui voglio parlare e momenti in cui invece voglio stare zitto e lavorare in silenzio, e ora mi trovavo almeno in questo video in quella situazione. Chiaramente potevo pure non filmare, ma per me la cosa più importante è farvi capire che in realtà io vi voglio con me, cioè filmare per me è pazzesco, ma questo alla fine è un vlog della mia vita. Alcuni giorni parlo di più e altri giorni sono più giù, no? È anche quello che alla fine volevo dire, e si basava questa serie, The Rebuild, è la ricostruzione, giorni alti e bassi, e giorni in cui mentalmente sto più basso, e questo era uno di quei giorni. Comunque, sto molto molto meglio già adesso, sto filmando questo voiceover la sera, quindi ti ringrazio di cuore se sei arrivato fin qua, sappi che io ti apprezzo un sacco, e non perderti il prossimo video perché sarà veramente veramente una bomba, vedrai. Wow, raga, siamo tornati a casa e mi sto facendo il pasto post workout. Abbiamo, lo sapete ormai, pasto rapido, riso bianco, che ovviamente ho fatto sotto forma di meal prep, quindi letteralmente cucino una volta a settimana per tutta la settimana, e ci aggiungo una scatoletta di tonno. E poi ovviamente aggiungiamo un po' del solito parmigiano. Ah, e voilà. Mazza, oh. Sei messo la canotta per essere grossa? Sì, sì. Che stai combinando? Che ci sta un pacchi, un casino, stiamo a fare i pacchi per gli ambassadors. Perché tra poco faremo un altro mini grande lancio di Kaiser. E comunque, regà, ho riguardato il physique update in palestra, è veramente... La luce lì non, secondo me non rispecchia. Andremo in un posto dove secondo me le luci saranno meglio e lo vi farò vedere. Stavo nel bagno, e quindi è molto soffusa. Però di solito ci stai te che mi aiuti, invece oggi ho lasciato la telecamera là, ho fatto un po' il physique update e... Sono rispetti. Secondo me dal vivo sono meglio. Sapete cos'è? Un pocket coffee decaffeinato. Per concludere il pranzo. Sam mi sta controllando se può partire fra due giorni perché c'è stato un picco in top. Non vi abbiamo parlato, ma oggi veramente. Quindi mo Sam mi sta controllando. Oh! Si parte! Ok ragazzi, allora abbiamo fatto tutti i pacchi, abbiamo fatto tutto l'inventario di Kaizen, dato che siamo quasi in partenza. Non perdetevi il prossimo video, che è forse il più importante di tutta la serie. Il più bello. Fai vedere tutti i pacchi che ho fatto adesso. Complimenti. Intanto abbiamo risistemato l'inventario e fatto tutto, e abbiamo pure trovato una lettera di uno di voi che ci ha mandato. Riccardo Bellato, mi sembra. Ciao ragazzi, grazie davvero per la felpa, grazie per il gesto. Siete un team fantastico e fate tanto per noi. Non è sempre facile trovare i contenuti e avere la costanza che stai dimostrando. Grazie veramente di cuore. Ormai vi seguo da quando eravate a Bath, di quando G faceva i video mentre tornava dall'università o mentre andava in palestra, e non mi sono mai perso un video, grandissimo. A differenza di altri, non siete solo youtuber, avete a cuore chi vi segue e lo dimostrate. Spero di ripagarmi nel mio piccolo tra Kaizen, like, commenti e Foodspring. Grazie ragazzi, in bocca al lupo, keep improving. Crepi il lupo e... Beh. Non c'è niente, speech, che bella. L'abbiamo messo proprio là apposta. L'abbiamo messo qua così che ti leggiamo ogni mattina. Beh, a me quella linea che mi piace di più è: non siete solo youtuber, avete a cuore chi vi segue e lo dimostrate. Diciamoci la verità, anche Sammy. 2 anni fa io potevo benissimo fare una scelta che era: sai cosa? Mantengo questo, c'ho un buono stile di vita. E invece in testa era tipo: sai cosa? Mi rigioco tutto. Tutto il supporto che mi avete dato acquistando le guide, i prodotti, il coaching, tutto quello lo voglio reinvestire in un brand che è Kaizen. Lo voglio investire nel team, che c'è Sammy, e abbiamo momenti difficili, ce li abbiamo. Stiamo tutti facendo dei piccoli sacrifici e è quello. Potevamo benissimo andarcene, me ne potevo andare a fare tipo quello che fanno tutti magari a Dubai o così, oppure provare a costruire qualcosa di più. E io penso che se ho deciso di lasciare per ora la strada dell'ingegneria, che mi portava in una certa direzione, per intraprendere questo percorso, che è più creativo, di contenuti, con la mia passione, che è la palestra, penso che me la devo giocare in fondo, e penso che ogni singola cosa deve essere investita in quello che vogliamo veramente creare, e il sogno è grande e ci proveremo, e quest'anno vi porteremo con noi. Su cose meno serie, è ora di cucinare. Ho promesso a Sammy che facevo ciò che
mostro spesso sul canale, avete già visto, è il mio burger di marchio. Cosiddetta time, una sotto. Ok, ok, così, ma non è finito qua. Si chiude? Ok, si spinge un attimo. Si riporta un secondino. A pazzo! Oh mio Dio! Tieni. Oh, questo invece è mio. Guarda, sì, che guarda che bomba! Secondo me l'hai cotto pure perfetto. Vediamo. Raga, faccio un casino, ma cioè, quando lo spremo sento il sangue che esce dalla carne. Buono, sì. Cioè, segui una dieta e mangi così. Ho provato a casa. Questo, lo ripeto, sono tipo 750 calorie, 800 massimo, che tipo piccole. Pazzesco. Veramente, cioè l'hai finito. Sì, ma buonissimo. Allora, siamo appena rientrati, Sam è andato in palestra, io sono andato a fare una passeggiata, ci siamo beccati a metà, siamo tornati a casa, stiamo organizzando il viaggio, stiamo discutendo con Sammy, perché Sammy fa il cazzone, non vede l'ora che io spendo tutti i miei soldi, e poi gli dico, sì, ma sono, non so se, vabbè, e lui è tipo, no, è una schifezza, Siamo a prendere l'appartamento, e tipo, io l'ho preso in giro, che tipo, non è granché, tipo, lui si è offeso. Certo, io sto qua che tipo, mi sto pompando, che stiamo spendendo un sacco di soldi per fare roba che portare contenuti divertenti e fighi. E poi comunque non voglio sembrare tipo un, come si dice, spoiled, tipo, ma lo sei spoiled, perché cioè comunque io probabilmente ritornerò a fare hashtag divano là, quindi per dire, sì, sì, sì. E tipo stiamo provando a minimizzare, sì, tutto per entrare in un budget decente. Hashtag couch, hashtag couch, hashtag couch. Mi mancava. Si fa a voglia, si fa, si fa, facciamo per voi, raga. Al bucket. Oh.